bisogno di tre persone, 3 volontari. Allora, uno sta qua. A me non ti presentate un 50 euro. Hai bisogno di tre volontari. Se possibile. Non è stando seduto. Semplicemente. Col tamburato. Allora, dovete sapere che io ho seguito dei corsi per imparare la telepatia. Sapete cos'è la telepatia? È l'abilità di trasmettere il pensiero o di leggere il pensiero. Ora, la prima cosa che insegnano a fare nel momento in cui insegnano la telepatia sono la telepatia con dei maschi cutter. E qui ne abbiamo due. Ora, dicevo, mi servirebbero tre persone perché? Chi vuole essere il primo? Dovresti per favore alzare il mazzo. Alza il mazzo e completa il taglio. Taglia il mazzo, insomma. Completa anche il taglio. La seconda persona che vuole essere? No, la stessa cosa tu, la taglia e completa. La terza persona? Vai, no, aspetta adesso un attimo, mi metti a posto perché in un gioco di telepatia dovrebbe pensare che le carte sono segnate, allora facciamo così. Adesso mi giro e tu alzi e completi il taglio. Prego. Dimmi quando hai fatto. Ok, attaccami la vecchia. Adesso Barbara, per favore, prendi la prima carta del mazzo, guardala e tienila sul tavolo con le mani sopra il torso. Perfetto. Dimmi quando hai fatto. Ok, adesso anche tu la stessa cosa, prendi la seconda carta del mazzo, guardala e tienila sopra il tavolo con le mani sopra. La terza cosa anche tu, per favore. Ok, vado, sì. Ok, allora, la prima cosa che insegnano in un corso di telepatia è indovinare il seme della carta sapendo il numero della carta. Quindi per favore, guardala, potresti dirmi il numero della carta? 5. La seconda cosa che insegnano in un corso di telepatia è imparare a riconoscere il numero della carta a partire dal segno. Quindi per favore potresti dirmi il segno della carta? Fiori. Perfetto. La terza cosa che insegnano invece è riconoscere la carta senza sapere assolutamente nulla. Quindi tu hai un 5 e tu hai una carta di fiori. Partiamo dalla cosa più semplice. Tu hai un 5. Ho 4 possibilità. Potrebbe essere un 5 di cuori, un 5 di quadri, un 5 di fiori e un 5 di pinne. Adesso dovresti per favore cercare di trasmettere il tuo pensiero nella mia mente. Ah sì? Il tuo pensiero con la carta. No, va bene. D'accordo? Perfetto. Adesso per favore, se puoi mostrare a tutti il tuo 5 di quadri. Azzecca. Mostralo a tutti. Scusa, ma che stai pensando? Perfetto. La seconda cosa, dicevo, è riconoscere il numero della carta a partire dal seme della carta. Ora qui ho 13 possibilità di indovinare la tua carta dall'asso a cappa. Adesso anche tu cerca di trasmettere il tuo pensiero alla mia mente. E adesso per favore mostra a tutti il tuo 8 di fiori. Di la verità. Sì. Adesso l'ultima parte, la parte più difficile. Devo riconoscere la carta senza sapere assolutamente nulla. Quindi qui ho 50 possibilità, perché a parte le due carte che sono uscite, potrei in ogni caso, cioè ho 50 possibilità, potrebbe essere 50 carte, 50 carte. Adesso anche tu per favore trasmettimi il tuo pensiero. E adesso mostra a tutti il tuo jack di picca. Ah, mi serve. Un applauso al Max.